Un caro saluto a tutti e ben ritrovati in questo nuovo episodio. Oggi mi piacerebbe condividere con voi una riflessione tratta da questo libro molto bello ed interessante e che vi suggerisco di leggere, della dottoressa Erika Francesca Poli, psichiatra, psicoterapeuta e counselor, e che si intitola Le emozioni che curano. Ed in particolare mi piacerebbe soffermarmi sull'importanza della mindfulness e dell'imparare ad osservare con distacco i nostri pensieri ed emozioni, argomenti che ho più volte ripreso nei miei video e che reputo fondamentali. La mindfulness, come viene ricordato anche nel libro, è un concetto antico e moderno, giunto dai testi sacri Veda fino agli Stati Uniti, con gli studi scientifici, in particolare di Kabat-Zinn. E consiste sostanzialmente nel prestare attenzione al momento presente senza giudicare, avere la mente aperta, l'attenzione focalizzata su ciò che accade dentro, attimo per attimo, nel qui ora. E i benefici, della pratica della mindfulness, come mi piace sempre ricordare, sono innumerevoli, perché, riduce gli effetti negativi dello stress, migliora il benessere fisico e mentale, aumenta le abilità, socio-relazionali. E poi ancora sul piano fisiologico, migliora la funzionalità del sistema immunitario, le funzioni cardiocircolatorie e respiratorie ed incide persino sull'esito di malattie croniche, compreso il cancro, oltre a ridurre il dolore. Insomma, ritornare ad essere presenti nel qui ed ora, in ogni momento, imparando ad osservare amorevolmente, con distacco, i nostri pensieri e le nostre emozioni, risulta essere la chiave fondamentale, la partita decisiva per rinascere e vivere pienamente la nostra vita. E quando si presentano emozioni spiacevoli, quando si presenta il dolore, sebbene la tentazione di fuggire da esso possa essere forte, in un primo momento, dobbiamo poi imparare ad avere il coraggio di entrarci dentro, attraversarlo, vederlo, accoglierlo senza giudizi. Ritornando poi, come dicevo, presenti nel qui ed ora e dalle sensazioni del corpo nel momento presente, l'accettazione ed il superamento del dolore e delle emozioni spiacevoli rappresenta il trampolino per il ritorno alla serenità ed altre emozioni più piacevoli. Io anche per oggi vi ringrazio per l'ascolto, e nel darvi appuntamento al prossimo episodio vi saluto con queste belle ed intense parole tratte direttamente dal libro. Potete utilizzare un'immagine della mindfulness, le nuvole che passano. Voi siete il cielo che rimane lì. E le emozioni sono le nuvole che passano. Voi continuate a rimanere presenti, le emozioni passano e vanno. E quindi imparate anche a non attaccarvi all'emozione. Qualcuno non la vuole contattare, qualcun altro ci si attacca troppo, qualcun altro ancora la evita o ci cade dentro. Immaginate di poter surfare sull'emozione, come se foste su una tavola e l'emozione è un'onda. È salita, è arrivata al picco e adesso è scesa. Adesso il mare è calmo e voi potete recuperare la presenza in stato di quiete. In lontananza arriverà un'altra onda. Praticate il non attaccamento all'emozione. Voi siete il cielo e l'emozione è la nuvola che passa. È bene apprendere il non attaccamento verso qualunque tipo di emozione. L'emozione non è altro che un'onda che passa e va, sale, arriva al picco e scende. Ascoltate la voce del poeta Tagore. Le onde si alzeranno in punta di piedi per baciarti il collo e mormorare ai tuoi orecchi. È importante non attaccarsi neppure alle emozioni che giudicate belle, perché se non vi attaccate, vi predisponete a viverne di nuove e persino ancora più intense, ma se vi attaccate chiudete le possibilità al futuro di portarvi persino di più di quello che potete immaginare. Così ora guadagnate la quiete, il contatto con questo osservatore amorevole. Potete ringraziare voi stessi per questo dono di osservazione buona, non giudicante e attenta che potete attivare in qualsiasi momento. Addirittura potete apprendere a vivere con questo intento e con questa attitudine, essere testimoni empatici di voi stessi.
Proprio come un genitore ideale, sintonizzato in ogni momento con voi e anche se non l'avete ricevuta, avete dentro questa possibilità, potete crearla. Quando vi sentite potete fare un altro bel respiro profondo e piano piano ritornare allo stato ordinario della mente, in rapporto con l'esterno. Portate con voi questa esperienza di connessione. Ricordate la voce delle vostre emozioni dentro di voi. Alla prossima!